Il rapporto di monitoraggio che noi abbiamo fatto, appunto, è stato fatto fine novembre e mese di dicembre. Durante il Covid c'è stata ovviamente una netta diminuzione del trasporto pubblico. Immaginate che viaggiava solo circa il 6-7% dei mezzi, ma giustificato ovviamente dal fatto che i cittadini non si potevano assolutamente muovere. Ecco, che cosa è emerso da questa indagine lunga e complessa con tante migliaia di questionari? Allora, noi abbiamo appunto fatto diviso questo monitoraggio in due tronconi. Abbiamo da un lato il rilevamento oggettivo di quelle che sono gli orari e quindi le condizioni del trasporto pubblico, e da questo rapporto oggettivo è emerso che effettivamente, per quanto riguarda la puntualità dei mezzi, specialmente su ferro, c'è stato un miglioramento. Immaginate che solo il 15% dei treni, si fa per dire solo, è una quota importante, però rispetto al passato è molto migliorata. Dicevo, solo il 15% ha un ritardo che va da 5 a 15 minuti. Per quanto riguarda invece l'altra parte, che riguarda 2.000 questionari sottoposti ai cittadini che utilizzano appunto il mezzo pubblico tutti i giorni, è emerso chiaramente che ci sono delle forti criticità per quanto riguarda le pulizie ovviamente dei mezzi pubblici, per quanto riguarda la puntualità. I cittadini percepiscono nelle fasce di punta, quindi dalle 7 alle 9, dalle 12 alle 14 e poi dopo le 16, diciamo dalle 16 alle 18, percepiscono una puntualità non efficiente per quello che si aspettano. Ecco. E poi c'è il tema ovviamente dell'intermodalità, questo viene ovviamente un tema importantissimo, risaputo, e i cittadini ce lo evidenziano, cioè spesso è difficile poter prendere il mezzo pubblico quando si devono cambiare più mezzi, specialmente per quello che riguarda i centri minori. E poi c'è ovviamente tutto un tema che attiene al trasporto dei disabili. Anche in questo caso, per quanto riguarda il trasporto ferroviario, i cittadini e anche i rilevamenti oggettivi ci dicono che si sono fatti molti passi in avanti. Sul trasporto pubblico su gomma ancora purtroppo si deve lavorare, perché ci sono delle forti criticità.